Oggi 17 ottobre 2014 inauguriamo la 40ª mostra del progetto Arte 52. 17 di venerdì, quindi anche un numero scaramantico se vogliamo, ma che segna il ritorno felice del progetto Sardegna Contemporanea che sta esponendo un po' in tutta la Sardegna alcuni degli artisti che sono stati anche ospiti da noi. Quindi diciamo che tendiamo dei fili idealmente con altri musei e spazi espositivi della Sardegna per venire incontro a questi progetti di arte contemporanea che in quest'anno stanno animando la Sardegna. In particolare sono anche contento perché abbiamo una presenza femminile, Maria Grazia Tuveri, che è originaria, insomma, di Oristano, poi si è trasferita a Sassari e crea con le sue opere queste contaminazioni linguistiche, ovvero il linguaggio pittorico dell'opera d'arte viene in un certo senso permesso anche ad una visione alle persone che non vedenti. Infatti le sue opere operano un metalinguaggio tra l'arte visiva e l'arte invece che si può toccare per le persone ipovedenti o non vedenti. In queste opere infatti lei lavora molto sul discorso del braille che poi trasforma in un certo senso in forma di metafora in linguaggi che si sovrappongono e in particolare inventa il linguaggio delle tartarughe che non sono altro in un certo senso che questi pallini del Braille che però sembrano muoversi, sembrano prendere vita e sembrano dare dei nuovi messaggi a chi vuole recepire la sua ricerca linguistica, in questo caso è figurativa allo stesso tempo. La mostra, molto interessante, gioca molto su due colori, che sono il bianco e la sublimazione poi dell'oro. E quindi, oltre a questo dittico che vedete alle mie spalle, abbiamo in mostra anche un'installazione molto interessante dove da un uovo appunto vengono fuori queste tartarughe in bianco e in oro che sembrano proprio come un discorso che va a dispiegarsi all'interno del museo e idealmente raggiunge un po' tutta la comunità degli appassionati dell'arte contemporanea. Un'altra buona proposta, spero di vedervi numerosi come sempre. Grazie. Saluto tutti, ritorniamo al Museo di Sacro Marullio, museo al quale abbiamo debuttato col progetto Sardegna Contemporanea all'interno del progetto Arte 52. Questo museo diciamo che ci ha portato molta fortuna. Nel frattempo il progetto Sardegna Contemporanea si è evoluto, ne abbiamo fatto delle esposizioni a Roma, ottenendo un notevole successo sia di pubblico che di critica. Attualmente siamo in contemporanea su 5 musei sardi e abbiamo ottenuto dei risultati che speravamo, ma sinceramente erano inaspettati. Uno su tutti, le 10.650 paganti durante la mostra di Stefano Chierchi al Museo del Carbone presso la grande miniera di Servarino. Oggi è un debutto assoluto perché oltre a debuttare al Museo di Sacro Marullio, debutta anche come prima mostra del progetto Sardegna Contemporanea Maria Grazia Tuveri, una degli artisti prescelti. Vi invito tutti a godervi questa mostra che sicuramente non vi lascerà indifferenti. Sono contenta di esporre oggi al Museo di Sacro Marullio. Le mie opere sono delle opere pressoché quasi tutte scritte con linguaggio Braille. Allora, questa ricerca, che è nata diversi anni fa quando ancora studiavo all'Accademia di Belle Arti di Sassari, è un progetto nato da un laboratorio artistico sperimentale fatto con ragazzi non vedenti. Per cui l'approccio al loro mondo della percezione aptico-cinestesica ha aperto in me tutto un immaginario di visioni della vita, e quasi come se fosse una sequenzialità di codici, per cui il linguaggio Braille viene trasposto e diventa un codice compositivo che ha una musicalità, che ha molto spesso anche un suo significato vero e proprio. Voglio sottolineare il fatto che diventa un codice figura, come un'immagine, poiché comunque sia non utilizzo esattamente la scrittura Braille scritta per i non vedenti, ma diventa
un simbolo, così come la scrittura lo è per me. Quindi il fatto di mischiare i vari linguaggi, tra cui anche quelli della materia, del segno pittorico, mi permette di dare ai quadri o a un quadro comunque bidimensionale alcune volte una sensazione tridimensionale. Spesso nelle mie mostre presento delle installazioni perché sono le opere più complete che permettono allo spettatore di entrare a 360 gradi con tutta la percezione apico-cinestesica all'interno di un mondo decodificato. Per cui è come se l'opera l'opera fosse un'immagine della vita che a tutto tondo avvolge lo spettatore, che non può far altro che lasciarsi andare a vivere l'opera.